La cancelliera tedesca Angela Merkel, preoccupata dall'arrivo di una nuova ondata di migranti che metterebbe a repentaglio la sua leadership politica, ieri è volata ad Ankara per incontrare i leader turchi. L'attuazione dell'accordo tra Bruxelles e Ankara è necessaria a ottenere una riduzione del flusso di profughi diretti in Europa. Negli ultimi giorni non siamo solo spaventati, ma siamo inorriditi dalle sofferenze patite da decine di migliaia di persone a seguito dei bombardamenti, soprattutto da parte della Russia. Così ha dichiarato Angela Merkel durante la conferenza stampa congiunta. Tuttavia, le accuse a Mosca non sono una novità. Allo stesso tempo, nessuna informazione è supportata da prove concrete. Ma le polemiche oscurano il fatto che i tagliagole di Daesh stanno tuttora combattendo in Siria e in Iraq, seppure in ritirata. Mentre ci si dimentica che Aleppo è stata occupata per anni dalle bande armate di Daesh e degli altri gruppi terroristici finanziati e sostenuti in primis dai paesi confinanti, dall'orizzonte non solo politico ma anche mediatico a scomparire proprio Daesh, che vive e vegeta, espandendosi anche nel Nord Africa. Turchia e Germania lavoreranno insieme per coinvolgere la NATO nel frenare il flusso di rifugiati e per risolvere la crisi dei profughi di Aleppo. Purtroppo Angela Merkel con questa azione sta portando tutta la NATO e non più soltanto un membro dell'Alleanza Atlantica proprio all'interno dell'operazione siriana. Un passo le cui conseguenze possono risultare incalcolabili. In seguito all'incontro tra il ministro degli affari esteri dell'Arabia Saudita Adel al-Jubir e il segretario di Stato americano John Kerry, l'Arabia Saudita ha ribadito di voler inviare i propri reparti speciali in Siria per la lotta a Daesh, con l'appoggio degli Stati Uniti. Anche gli Emirati Arabi Uniti annunciano di essere pronti a inviare truppe di terra in Siria. Il ministro degli esteri siriano Walid Muallem ha dichiarato che qualsiasi intervento terrestre non autorizzato dal governo di Damasco verrà considerato un atto di aggressione, con tutte le implicazioni che ne derivano. La Russia è preoccupata quanto l'Occidente per la diffusione di Daesh nella regione nordafricana ed è pronta a fornire aiuto alla Libia anche con la fornitura di armi. Secondo l'ambasciatore russo in Libia, Ivan Molotkov, tale aiuto però è condizionato alla formazione e all'avvio dei lavori di un governo di unità nazionale. Solo allora la Russia sosterrà al Consiglio di sicurezza dell'ONU la rimozione dell'embargo sulle armi e offrirà alla Libia forme di assistenza nella lotta allo Stato islamico. Infatti, a differenza di Siria e Iraq, paesi in cui esistono già autorità governative legittime, la Libia per ora si trova in uno stato di caos che non consente nessun tipo di intervento da parte della Russia. Dello stesso avviso è il ministro degli esteri egiziano, Sameh Shoukry, che a Washington ha sottolineato che accettare in queste condizioni di anarchia di collaborare in modo efficace con la Libia nella lotta al terrorismo è estremamente difficile, tenendo conto che le armi ora finirebbero nelle mani di estremisti religiosi. Pertanto, il diplomatico egiziano ha avvertito gli americani: consigliamo ai nostri amici di fare la cosa giusta. Le opzioni del Pentagono presentate alla Casa Bianca, però, prevedono raid aerei, operazioni delle forze speciali e assistenza alle forze libiche di terra. Intanto, il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, in visita alla Casa Bianca, ha espresso al presidente Barack Obama la massima condivisione sul dossier libico e ha sottolineato la necessità di una cooperazione fra NATO e Unione Europea per fare fronte alla crisi umanitaria e smantellare così le reti del traffico di esseri umani. L'alleanza tra Stati Uniti e Italia, ha così concluso Obama, non potrebbe essere più stretta. Ma c'è un problema. Né l'Italia né gli Stati Uniti sembrano avere idee chiare
su quello che stanno decidendo. Ieri l'ex ambasciatore tunisino in Libia, Salahuddin Al-Jamali, ha dichiarato all'emittente di Stato tunisina che sono già in corso preparativi da parte di alcuni paesi europei per avviare l'operazione militare sul territorio libico entro il mese di marzo. Nel frattempo, Faisal Sarraj ha chiesto tempo fino al 14 febbraio per tentare di formare una nuova squadra di governo. L'Iran fatturerà le esportazioni di petrolio in euro. La decisione è motivata dalla volontà di Teheran di ridurre la dipendenza dalla moneta americana. Inoltre, le autorità iraniane intendono convertire in euro anche le attività finanziarie congelate a seguito delle sanzioni, il cui valore equivale a circa 100 miliardi di dollari. Nel frattempo, Russia e Iran stanno negoziando l'abolizione dei visti per i gruppi turistici, ma soprattutto stanno tessendo una fitta rete commerciale. Le aziende russe sono le più avvantaggiate negli affari con Teheran grazie al sostegno politico di Mosca di lunga data e all'impossibilità di penetrazione nel mercato iraniano da parte delle compagnie statunitensi, che possono trattare solo in tappeti e aerei commerciali. L'Iran è il secondo produttore di petrolio in Medio Oriente dopo l'Arabia Saudita e, secondo alcune stime, possiede le più grandi riserve di gas al mondo. Ma la sua industria non produce i tubi per fornire il gas. Le autorità iraniane prevedono quindi una spesa che potrebbe raggiungere fino a 100 miliardi di dollari per la ricostruzione dei gasdotti. La compagnia russa TMK, il più grande fornitore di tubi per i produttori di petrolio e gas naturale, sta trattando con Teheran affari lucrosi. Non di meno la società aeronautica Sukhoi e i giganti del petrolio e del gas Gazprom e Lukoil, che stanno valutando investimenti sul Golfo Persico. Così, mentre le borse fluttuano, Mosca trova in Teheran una strada per risollevarsi dalle sanzioni e dalla riduzione del prezzo del greggio. Lunedì nero per le borse europee, mentre oggi la borsa giapponese ha chiuso con una perdita del 5,4%. Di nuovo in calo anche l'oro nero, che ha chiuso sotto i 30 dollari al barile a New York, mentre silenziosamente l'oro giallo ha guadagnato il 10% del suo valore dall'inizio dell'anno. Yannis Varoufakis, ex ministro delle finanze greco, da Berlino lancia l'ipotesi di un nuovo movimento politico che si smarca dall'Europa democratica e neoliberista e dai nazionalismi di destra. La Corte d'Appello di Genova ha deciso che Igor Markov, ex parlamentare ucraino arrestato nell'agosto 2015 a Sanremo, non sarà estradato in Ucraina e ne ha disposto l'immediata liberazione. L'autorità giudiziaria italiana, preso atto dell'inconsistenza delle motivazioni addotte da Kiev per l'estradizione e del fatto che Markov è cittadino russo, lo ha liberato dalla detenzione domiciliare. Igor Markov è atterrato alcuni giorni fa nella capitale russa in piena sicurezza.